Credo che abbia, secondo me, inciso molto la nostra poca capacità di adattarci un po' alle caratteristiche, no? Dei giocatori di Trieste nel momento in cui partivano un po' di rotazione sul campo e quindi, secondo me, all'inizio, in maniera molto banale, abbiamo lasciato Candussi tirare molto facilmente da 3 punti e questo chiaramente non era né nel piano gara né era previsto. E credo che questo un po' all'inizio ci abbia messo chiaramente un po' in affanno, un po' in insicurezza. Poi, francamente, la squadra ad intermittenza ha cominciato a riprendere fiducia e chiaramente cercavamo un po' di rientrare, no? Sembrava che ogni tanto l'inerzia passasse un po' dalla parte nostra. E poi, secondo me, alla fine siamo arrivati un po' corti perché tra giocatori indisponibili e qualcuno che oggi si è reso indisponibile durante la partita stessa e quindi si è gioco forza accorciato le rotazioni, è chiaro che essendo o almeno provando ad essere abbastanza aggressivi sui portatori di palla di Trieste, un po' per condizionarli, siamo evidentemente arrivati poco lucidi negli ultimi 5 minuti di partita, dove poi dopo si è rotta definitivamente la gara. Mi lascio un po' l'amaro in bocca a questa partita perché secondo me la nostra partita oggi non è stata così indecorosa come alla fine il divario ha mostrato. Questo mi dispiace più che altro per i nostri ragazzi perché tutto sommato in questo momento della stagione siamo ancora in una fase in cui dobbiamo cercare di infondere fiducia, di credere in quello che stiamo facendo e per essere poi competitivi per la tipologia di campionato che noi dobbiamo fare. Ciò non toglie che Trieste stasera ha fatto una sua bellissima gara in mezzo a tante difficoltà, perché comunque l'indisponibilità di Filloi e poi quella a un certo punto di Campogrande ha certamente tolto 2 riferimenti sul perimetro molto importanti a loro, ma ha legittimato la vittoria. Dunque, complimenti a Trieste. E per quanto riguarda noi, cercheremo di rimboccarci le maniche. Adesso domenica avremo un po' la fine di questo ciclo terribile che ci ha tenuto battesimo in questo campionato, quindi giocheremo con la Fortitudo. Nelle prime 3 giornate abbiamo giocato con Udine, poi a Forlì, poi qui, adesso chiudiamo con Fortitudo, quindi cerchiamo di continuare a mantenere la barra dritta, cerchiamo di continuare a fare in modo che la squadra creda in se stessa e migliori per fare la migliore partita possibile domenica contro la Fortitudo. C'è qualche domanda dai colleghi? Sì. Coach, salve, d'accordo sul fatto che soprattutto in questo girone il campionato sia, diciamo, spaccato in due con 8-9 squadre che possono lottare per i playoff e altre che dovranno gioco forza giocarsi le partite, soprattutto gli scontri diretti? Ma questo è quello che sembra sulla carta, no? Poi chiaramente vedo che ci sono alcune squadre, almeno da quello che vedo io, che magari in questo momento ancora non sono correttamente sulla strada che devono fare, parlo di quelle che dovrebbero fare un campionato di alto livello e chiaramente secondo me è prematuro un po' definire questo, però certamente c'è un gruppo di squadre che hanno dei assolutamente importanti, voi siete una di quelle ed è per questo che per quanto riguarda noi invece bisogna mantenere lucidità e calma perché poi questo è un campionato che stresserà tutti, stresserà voi perché volete tornare in Serie A e chiaramente se dovesse succedere qualche sconfitta arriveranno le tensioni inevitabili anche per voi, ma così come stressa noi che siamo di quelle squadre che dovranno lottare col coltello fra i denti per non retrocedere, questo purtroppo è un campionato ghigliottina che sarà così fino ad aprile e quindi bisognerà mantenere nervi saldi, calma. Cercare di guardare e capire bene tra le righe quello che succede nelle squadre, capire bene gli umori dei giocatori e non farsi prendere dal panico perché oggi come oggi è l'unica cosa che facilmente arriva un po' in tutti i club. Ripeto, a chi deve come noi lottare per confermare la categoria e a chi come voi dovrà lottare per vincere il campionato. Quindi questo tipo di problematica apparterrà a tutti. Oggi è un po' prematuro, ripeto, delineare con certezza quelle che saranno le squadre che decisamente faranno un campionato e chi invece scenderà giù. Perché appunto qualche risultato sorpresa è già capitato e magari capiterà nelle prossime giornate. Quello che possiamo fare è solamente abbassare la testa, pedalare forte, credere in quello che si fa e cercare di migliorare la qualità del gioco che proponiamo. Non siamo contenti, e chiudo col fatto che stasera ce ne andiamo da qua con 96 punti subiti, no? Nel senso che secondo me la nostra squadra oggi si è mossa meglio di come siamo andati con Forlì, ma il risultato a livello economico non è cambiato. Quindi dobbiamo necessariamente continuare ad insistere perché poi il basket è fatto così. Il basket a volte sembra strano, oggi sembra che non funziona niente, poi domani improvvisamente comincia a funzionare tutto. Quindi credere che le cose che stiamo facendo siano corrette, ovviamente dobbiamo interrogarci e fare in modo che la qualità del basket che proponiamo, sia ad attaccare ma soprattutto a difendere, deve migliorare. E poi tireremo le somme tra un po' di tempo. Se non ci sono altre domande, sì.
Quindi avete incontrato Forlì fino a fine del primo tempo, eravate sotto solo di 4 punti, qua a Trieste avete lottato fino al 70-66. Cioè, che differenza c'è secondo lei tra Forlì e Trieste nel modo di giocare? Ma due squadre completamente diverse. Forlì è una squadra che secondo me rispetto a voi ha molto tiro, ha molto meno tiro dal perimetro, però una squadra che per esempio dentro l'area è molto più fisica, è una squadra di struttura un po' più grossa di quella di Trieste. Dunque sono due squadre che giocano basket completamente diversi. E quando, secondo me il campionato di quest'anno di A2 è un campionato meraviglioso perché ci sono tante squadre forti ma che hanno strutture e costruzioni diverse, quindi alla fine appunto bisognerà vedere chi prevarrà come modo di giocare, come mentalità, come durezza mentale, e quindi da questo punto di vista secondo me sarà un campionato avvincente perché poi ogni squadra cercherà di enfatizzare, no, questo suo modo di giocare, questo suo stile di gioco e le caratteristiche che poi rosteranno. Dunque non so alla fine sinceramente chi riuscirà a prevalere, però certamente sarà uno scontro tra modi di giocare diversi e squadre costruite in maniera profondamente diversa. Dunque l'incertezza renderà ancora più bello questo campionato, ma così come accadrà per voi, per l'alto livello, anche per le squadre che lotteremo per non retrocedere e quindi per restare in A2, sono squadre costruite tutte molto diverse, no? Quindi anche lì bisognerà fare i conti con quello che poi anche un po' di buona fortuna evidentemente ci dovrà accompagnare per cercare di vincere o di avere quella differenza canestri necessaria per fare quel gradino in più in classifica e confermare quello che vogliamo fare, insomma. Grazie.